Attenti agli spaventi. Piccoli brividi. Dov'è il campeggio? Ehi, scusi, perché scarica i bagagli? Ci lascia qui. Che cosa fa? Qui non c'è nessun campeggio. Siamo in mezzo al nulla. Campeggio in mezzo al nulla. Suona bene. Per caso il pullman si è guastato? Possiamo darle una mano? Attento, ci sono cose fragili. Ma cosa fa? Manderà qualcuno a prenderci, vero? Ci credo. Ci sta lasciando qui. Aspetti, dove sta andando? Ma che modi sono? Non può andarsene così. Adesso ti faccio. Ehi, bagagli, ragazzi. Ehi, torna indietro, vieni qua. Spostatevi, ragazzi. Dai, dai, via, via. Ci viene qua. Ci rivolto. Torna indietro, aspetti. Dove sta andando? Ehi, non può abbandonarci qui. Ci troverà giamai. Dove se n'è andato? Secondo me quello è un pazzo. Non ci troverà nessuno in questo posto. E non fare il bambino. Ehi, cercate di non litigare. Ma che cos'è stato? Lo vedete? Che cos'è? Non scappate, state uniti. Non avvicinarti troppo lì. Che cos'è? Esplosione! La tecnologia moderna. Riesco sempre a metterli in fuga. Salve, io sono lo zio Al. Dirigo il campeggio. Scusate per la calorosa accoglienza, ma qui ci sono molti animali selvatici. Dovrete tenere gli occhi aperti. Quello cos'era? Quello? Era Sciabola. Che è Sciabola? Sciabola non è un chi, è una cosa. Voi non uscite dai sentieri e non vi darà alcun fastidio, ok? Prendete le vostre cose e andiamo. C'è parecchio da camminare. Cosa? Camminare? Ma io sono stanco. Sto zaino pesa un sacco. Chissà per quanto dovremo camminare. È il tuo primo campeggio? Sì. Comincia molto male. Di solito passo l'estate dai parenti. I miei sono sempre via. Che cosa fanno? Rapinano banche? No, sono degli scienziati e sono sempre in viaggio. Mi dispiace. Ormai ci sono abituato. Meglio qui che passare l'estate con degli zii noiosi. I miei hanno esaminato diversi campeggi e questo sembrava il migliore. Bene, ci divertiremo. Io mi chiamo Dawn. E io Billy. Ok, ragazze, attenzione! Il vostro campo si trova a 1 chilometro da quella parte. Lei è Marta! La vostra capogruppo. Forza, diamoci una mossa. Guardate dove mettete i piedi. Ciao ragazzi. Attente, non vogliamo caviglie slogate fin dal primo giorno. E voi ragazzi, seguitemi. Eccoci, benvenuti al campeggio della Luna. Prima di assegnarvi il posto vorrei illustrarvi le nostre regole. Primo: non vi è permesso uscire di notte e in alcun modo andarvene in giro. Chi farebbe una cosa così? Secondo, il campo femminile è assolutamente irraggiungibile, chiaro? Le ragazze non fanno parte del nostro programma. Bene, ho scordato il deodorante. Terzo, le luci si spengono alle 9 e la sveglia è alle 6. Ultima regola, che è probabilmente la più importante. Dovrete scrivere ai vostri genitori tutti i giorni, dico tutti i giorni! Ok, ho finito. Se seguirete le regole, vi divertirete come non mai prima nella vita. Sì. Quello che cos'è? È il capanno proibito. Perché è proibito?
Perché non ci potete entrare? Chiaro il concetto? Ci sono altre domande? Perfetto, allora andate a sistemarvi. Ci vediamo intorno al fuoco alle 7 in punto. D'accordo, okay. Ricevuto. Forza, ragazzi. Speriamo di divertirci stasera. Forse era meglio. Finalmente ci siamo. Venite, ragazzi. E io dovrei dormire qui dentro. Perché? Tu hai intenzione di dormire? Staremo svegli tutta la notte. Oh, mi stai sfondando i timpani. Ehi, fa vedere cos'hai, dei biscotti? Sì, me li ha dati mio padre. Puoi assaggiarli. Grazie. Tu dormi sotto? Sciabola ha fame. Ma chi è questo Sciabola? Non che se ne sappia molto, ma l'estate scorsa ha sbranato due ragazzi. È uno scherzo, vero? No. Che cosa ti prende? Non ti sono piaciuti i biscotti? Cosa fate? Mia marcia! Su, prendiamolo! Chi? Il serpente? Il lenzuolo! Jay, apri la finestra! Jay, dai! Mi fa un male tremendo! Potete portarmi dal dottore o in infermeria! Aiutatemi! Sì, sta tranquillo, Mike, non ti agitare! Vieni! Chi ha buttato quel lenzuolo dalla finestra? Lui! E tu chi saresti? Io mi chiamo Larry. Larry, abbiamo bisogno di un dottore. Perché hai buttato un lenzuolo pulito fuori dalla finestra? Perché dentro c'era un serpente. Sì, e ha morso Mark. Mamma, mi fa impressione. E ho appena mangiato. Vatti a lavare. Da qualche parte dovrai avere una benda. Ehi! Una benda? Prima dobbiamo estrargli il veleno. Bisogna fare qualcosa. Credi di saperne più di me? Gli altri intanto si preparino. L'incontro è alle 7 in punto. Voglio andare in infermeria. Quale infermeria? Vuoi dire che non c'è? No. Dove pensate di essere? In un campeggio per ramolliti? Lavate la mano al pivellino e poi bendatela. Guarirà presto. Ancora una volta! Ancora una volta! Non ho trovato la senape. Grazie, tanto non ho per niente fame. Come va la mano? Non è più soltanto la mano. Mi sento un formicolio in tutto il corpo. Dovevi stare in ospedale. Sì! Ehi! Come ti chiami, ragazzo? Billy. Hai chiacchierato mentre noi stavamo cantando. E questo non è permesso. Era così importante? Mike ha il braccio gonfio. Dovrebbe andare da un medico. Come mai? Mi ha morso un serpente. Chi è il tuo capogruppo? Larry. Larry, mi dici come mai non sono stato informato? Già, Larry, perché non l'hai informato? Fammi dare un'occhiata. Hai... Bene, molto bene. Hai ancora la sensibilità? Però mi fa molto male. Ah, lo immagino. Dirigo questo campeggio da ben 23 anni e ho visto morsi di ogni genere. Fidati, non è niente di pericoloso. Te l'avevo detto, moccioso. Fidati di me. Il gonfiore e il dolore saranno spariti entro domattina. Davvero? Ti dico di fidarti. Ho rimproverato Billy poco fa, mentre lui stava solo cercando di aiutare un amico. Lo spirito del campeggio vuole che ci si aiuti a vicenda. Quindi da questa sera Billy dovrà essere considerato da tutti un esempio da seguire. Sì. Fai un rap per Billy! Urrà! Urrà! Ehi, aspettate.
Stai meglio, Mike? Meglio, grazie. C'è qualcosa da mangiare? Oh, ehi, aspetta. Sei fortunato. Ho un marshmallow. L'ho raccolto da terra poco fa. Guardate, c'è qualcuno. Sì, la luce è accesa. Io muoio dalla curiosità. Entriamo? Non lo so, non è prudente. Non vorrei mica fare la figura del pollastro. Io non ho paura. Ehi, ehi. Il nostro numero uno ha paura di perdere la faccia. Non è questo, è che non mi sembra una buona idea. Tutto qua. Sei sicuro, Billy? Sei ancora in tempo ad andartene. Non vorrei fare il guasto feste. Ma mi fa male il braccio. Non mi dire che è già mattina. Non a casa mia. Forza, è ora di alzarsi. Ehi, dov'è Mike? Sarà a cercare altri marshmallow? Sì, il suo letto è senza coperte. Le avrà mangiate? Che fame! Guardate qua, la sua roba è sparita. Ehi, dove l'avranno portato? Mike? Mike! Voglio andare in infermeria. Mi fa male il braccio. Mike! E tu chi sei? Consiglio a te e ai tuoi amichetti di portare il fondoschiena al refettorio. Dov'è Larry? È scomparso un ragazzo, devo parlargli. Sta facendo colazione. Mi ha incaricato lui di venirvi a chiamare. Se hai un problema, devi parlarne con lui. E adesso smamma. Programma della giornata. Sarà qui anche il trapo. So che cosa si possa giocare a qualcosa. Cosa facciamo? Larry! Mike è sparito! Non ci porterà. Ragazzi, vi presento il signor primo della classe, so tutto io. Perché non siete al vostro tavolo? Dov'è Mike? Andate al vostro posto, questo è riservato ai capi gruppo. Si è sentito male. La sua roba è sparita. Lo zio Al l'ha mandato a casa. Sì. Può darsi. Lascialo perdere, Billy, andiamo. No, voglio sapere che fine ha fatto Mike. Dimmi dov'è Larry. Se Mike non è qui, Billy, è chiaro che sarà da qualche altra parte. Soddisfatto? Si vede che zio Al l'avrà mandato a casa. Dopotutto era messo male. Ma perché Larry non dice come stanno le cose? I capigruppo non possono dare brutte notizie. Già, altrimenti a noi piccoli vengono gli incubi. Ok, ragazzi, alzate la faccia dal piatto e ascoltatemi. Che cosa ne dite di una partita di baseball? Sì! Allora andiamo! Andiamo, Billy. Non mi piace neanche un po'. Lascialo perdere. Dai, facciamo due tiri. Vai, vai! Forza, Colin, vai! Base! Sì! Recupero! Vai, vai! Fagli vedere chi sei! Cosa aspetti? Muoviti! Vai, Billy, mettiti in posizione! Lei sa che fine ha fatto Mike, per caso? Chi sarebbe? Il ragazzo del serpente. Ah,
sì, sì, il biondino, dici. Già. So, adesso gioca, figliolo. Non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Sei qui per divertirti, per cui goditela. Serve un battitore, allora? Coraggio, Billy! Dai, forza! Scommettiamo avanti, che ti elimino? Strike! Ma vuoi farmi correre, Billy? Sveglia! Su, forza! Vai, forza! Vai, 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 vai! Sì, così, corri! Corri, corri! Corri, vai, vai, vai! Così, così! Coraggio! Sei eliminato! È arrivato in base! Impazzito. Terza base! Cosa? Ci senti o no, Larry? Dai, gioca! Larry! Battitore! Coraggio, si continua! Forza, corri! Dai, Colin! Colin! L'ha colpito apposta in testa! Che cosa cavolo dici? Correva sulla linea di base. La palla mi è sfuggita di mano, zio Alan. Va bene, Larry. Non è stata colpa tua. Come si chiama il ragazzo? Colin. Potrebbe essere un trauma cranico. Chiamate un dottore. No, no, non è niente. Alzati. Forza, ragazzo, devi reagire. Portalo al capanno, Billy, e mettigli del ghiaccio. Poi voglio che veniate entrambi alla bandiera, in men che non si dica. Avete le tende da montare. E questa notte ci sarà la prova di sopravvivenza. È una tradizione del campeggio. Ogni sera, a turno, gli occupanti un capanno dormono all'aperto, in mezzo alla natura. E voi del capanno 4 sarete i primi. Cari mamma e papà, spero stiate bene. Io me la cavo, anche se qui c'è qualcosa di strano. Succedono delle cose assurde. Il capogruppo è odioso. Il direttore, zio Al, sembra a posto. Ma forse sono io a essere nervoso, perché non sono mai stato in campeggio. Mi mancate molto. Vi voglio bene, Bill. Billy, vieni. Levami quella luce dalla faccia. È forte là fuori. Coraggio, Billy, fai un piccolo strappo. Il capanno proibito ci aspetta. Non ci vorrete andare sul serio? Dai, è la nottata perfetta. Non posso lasciarlo solo. Andate dai, voi. Ormai sta bene, andiamo. No, preferisco stare qui. Oh, come vuoi, allora. Presto, andiamo. Sì, forza. Calmo, tu avvisa gli altri. Io vado a prendere Colin. No, lascialo perdere. Dobbiamo tornare laggiù. Fai quello che vuoi. Billy! Colin, andiamo via di qui. Sciabola sta arrivando. Dobbiamo scappare, amico. Sciabola ha fame. Aiutami. Andiamo. Dai, sì, l'hai fuori, preso. Fuori, fuori. Presto. Corri, dai, presto. Muoviti, Jay! Sbrigati!